spettacolo, due note di che di solito usiamo come foglio di sala come presentazione. Allora, sulle macerie morali dell'Italia di oggi, il viaggio lungo 150 anni di un giovane del sud che con disincanto e ironia, da angolazioni insolite, rilegge la storia del nostro paese dall'unità a oggi. Un pellegrinaggio dunque, alla ricerca di un qualcuno, maiuscolo, un qualcosa che possa imprimere un'inusitata direzione al corso degli eventi. La speranza, anzi, la certezza che un nuovo e fresco vento si alzerà a spazzar via l'amarezza imperante e far sventolare ancora l'ormai inerte tricolore. Un'improrogabile esigenza dunque, un appassionante invito a non restarsene rassegnati aspettando il Godot di becchettiana memoria, ma a darsi da fare cercando Totò. A voi, cercando Totò. Quasi che io e gente che para troppo gente è una cosa che si mi ha ma magari la ricordi che facevamo che era la poesia De Mara mi pare che era De Barracchi non mi ricordo era una cosa che chissi De Mara. Questa praia parata dell'uvirno e dell'uvento tutto curga mattinata scendi a mare assai contento curo sulla domattina scura un'ombra s'allungava e una croce che diciano che lo posto prenotava si levavano tanti voci che lo vento può ambiscava. Allo canto tanto dolce, do martiedo che pistava. Incignavi a scaricare, tavoloni e cannizzuoli. Pronta la baracca e sta pronta la rischiera e già li lietti su acconsati e li comodi a mugera aveva tutti sistemati quei baracchi preparati e sta gente tanto stanca. Finalmente era estate, senza niente non mi manca. Dell'aria tutta da mattina, talo cora si posava, uomo sulla sua parina, quando giorno ne portava. Ogni giorno a mattinata si levava o pescatore, con la barca caricata, diamo pisca tre o quattro ore. Poi più tardo li pisciari, quasi quasi per dispirito,
Fulanici e calamari, ti ettavano entoli e tu e Nicola ia cantando, lo sentivi delutano, roba bella sta arrivando, vicinati ciano ciano. Contrari arrossicati si volavano un tamara e una volta poi bagnati non volir non ci tornara e dentro l'acqua può uscire con le mani ormai arrabbati e a baracca si indagliano tutti quanti ci uncamati e mangiavi a panza china ma la fame non passava. Vivi allora da vicina e una tavola tan brava. Le patate e malangiani o dei surici de mara. Chi qui due giunta le mani da mangiavi una codara. Era poco e non bastava, la pineta sai cancera dove ognuno s'arripava e per la strada principale entro all'angolo sentivi chi da duro del cicali entro un attimo dormivi alla fine del giorno qui e tu sola si furcava. Ti dici a domani a turno, entra mara si iettava. Entra su scuro della sera, ogni lume si appicciava. Addormentara e lo vianto chi passava del un orso e cannizzola tutto quanto t'abbrazzava quando ieri in te l'insola e quando a notte qua giovia un rumore sopra gli alpi ti paglia la sinfonia ti spagnavi dei milani sento ancora di natura dello legno e dello mare più di noi ed è sicuro. No, tu puoi non ricordare. Scordate però un poco, no? Ricordate un attimo. Thank you.
passavo e ca. Passavo e ca. Passavo e ca. Passavo e ca. E vi ho chiesto se passavo e ca. Ma chi parla? Una lingua straniera, forse? Perdonatemi, dove siamo qua? A Kurna, no? E in che lingua sto parlando io? No, non sapete niente, no? Allora è vero quello che dicono al nord, che siamo noi quelli con la bocca cusuta. In realtà l'omertà non è nata qui. L'omertà è una malattia che proprio il nord ci ha trasmesso. A Teano. È lì che è avvenuto il contagio. A Teano, quelli che seguivano Garibaldi, quasi tutti meridionali, erano allegri. Cantavano, ridevano. Oh, parlavano. Facciamo l'Italia, facciamo l'Italia. Un solo suolo, un solo popolo. Viva Verdi, viva Verdi! Quelli che invece seguivano Vittorio Emanuele, tutti del nord, si è ben inteso, invece muti, rassegnati. Zitti, non parlavano. Il morbo dell'omertà si era diffuso in mezzo a loro. Quelli di Garibaldi, non appena li vedono in quelle condizioni, lo sapete come siamo fatti noi meridionali, no? Per tirarli un po' su, iniziamo subito con pacche sulle spalle, strette di mano, baci, abbracci. Facciamo l'Italia, facciamo l'Italia! Fratelli sul libero suolo. Il punto è che non sapevano a cosa stavano andando incontro. Vedete, i nordisti sono stati proprio come i lanzichenecchi. Li ha studiati i Promessi Esposito? Sì. Occhio che poi ti interrogo. Va coglioniando tu, sì. Come i lanzichenecchi hanno diffuso la peste omertosa. Noi altri una volta parlavamo sempre. Oh, non appena uno faceva qualcosa, tipo, non lo so, ammazzava un altro, subito si spargeva la voce di popolo. Voce di popolo. Voce di Dio. Così diceva mio nonno. Ammazzare il comperatoriddu. Ammazzare il comperatoriddu. E se io per caso, passando di là, lo vedevo. Che facevo? E che facevo? Ma andavo dai carabinieri, no? Andavo dai carabinieri. E ce lo dicevo. Signor maresciallo, compare Alfio, ammazzò a compare Turiddu. No, in realtà la storia è questa. Comare Lola, insieme a compare Turiddu, ci ha messo le corna a compare Alfio. E compare Alfio, credendosi un cervo, ha pensato bene di incornare a compare Turiddu. E povero Turiddu. Oh, e pensare che si chiamava proprio come me. E che quindi aveva un nome che di solito porta bene. Turiddu. Turi. Salvatore. Comunque, tornando all'uovo, noi una volta parlavamo sempre. Sì, ma anche con l'acqua in bocca. Ora, dopo il contagio, non più.
ballati, a ballati, femmini scette maritati, e se no ballati buono, non vi canto, non vi suono, se no ballati puliti, giro, dico le vostri siti, show, 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 quanto femmini che in Gesù, show, 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 quanto femmini che in Gesù, Oh, niccio, niccio, che vanno miando, carino ci da stanno, non tosti con turni, carino ci da stanno, non tosti con turni. Engine è una sola e va cantando, o parla di saga e picciriggia, o parla di saga e picciriggia. E a ballati, lui ricette maritali, e se no ballati buono, non mi canto e non mi suono, se non ballati politici, non dico le vostre sì, e ballati compare una tenda, può compare con tamburetto, e ballati compare una tenda, può compare con tamburetto, ballati compare una tenda, può compare con tamburetto, show, 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 quando mi viene che ci su, show, 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 quando mi viene che ci su, show, 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 quando mi viene che ci su, show, 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 quando mi viene che ci su. E bravi, bravi. Ma perdonate, dato che ho sentito che cantate in una lingua simile alla mia, ma che sareste, mica meridionali pure voi? E musici. E quindi siete dei sudici musici. Oh, una battuta per rompere il ghiaccio, non vi incazzate. Ma scusate, un'altra cosa, questo è il vostro pubblico, sì. Posso fare una domanda al vostro pubblico? Grazie. L'avete visto? È transitato. No, perché è da tanto che lo sto cercando. Chi cerca trova, diceva mio nonno. E io cerco. Oh, e prima o poi lo troverò, eh. Anche se mi potrei pure sbagliare. Eh sì, perché non so se vi è mai capitato, ma alcune volte cerchi una cosa e poi tuo malgrado ne trovi un'altra. Ad esempio, tornando a Teano, anzi al dopo Teano, cioè a dopo che i nordici, insieme ai sudici, avevano fatto l'Italia. Ebbene, quelli di Garibaldi, non appena il generale aveva consegnato il regno delle due Sicilie a Vittorio Emanuele, i sudici garibaldini dunque, e si aspettavano qualche grazia, no? O che ne so, come aveva promesso Peppino, un pezzetto di terra da coltivare, 4 piante d'olivo da pelare, 2 porci da allevare. Ah, Peppi, e tu non c'è da una Sicilia, ma l'altra da Sanila a noi, no? E invece cosa ricevono in cambio? Una ferma di leva obbligatoria lunga 8 anni. Capite bene anche voi che vabbè che non mi dai la terra, ma togliermi anche le braccia con le quali dovrei lavorare una terra che non ho. Mi dispiace, Vittorino mio, ti volevo bene, ma che sto non lo può domandare. E così i sudici garibaldini, insieme a tanti altri giovanotti, tutti braccia e pezzi al culo, e non si mettono a fare i briganti. I briganti. E qui torniamo a quello che vi dicevo prima. E c'è che alcune volte cerchi una cosa e poi tuo malgrado ne trovi un'altra. Ed è proprio quello che è successo ai sudici garibaldini. Volevano le terre. E cosa gli danno in cambio? La legge Pica. La legge Pica. Detto così potrebbe sembrare una legge che fa ridere. Oppure i porcelloni che ce l'hanno qui, la Pica. Di Manzoni neanche a parlarne, eh? Ma di Pica, oh cara, potrebbe sembrare una legge sul controllo delle nascite, sai, i contadini del sud. A quel tempo non c'era la televisione, la sera, cosa vuoi che facessero? Ecco, potrebbe sembrare una di queste cose, e invece era qualcosa di terribile. Tutto
Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della nazione e d'Italia, il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue. Articolo 1. Fino al 31 dicembre, corrente anno, nelle province infestate dal brigantaggio e che tali saranno dichiarate con decreto reale, i componenti comitivo o banda armata, composta di almeno 3 persone, le quali vadano scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, saranno giudicati dai tribunali militari, secondo il codice penale militare. Articolo 2. I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata a mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti con la fucilazione o con lavori forzati a vita, concorrendo in circostanze attenuanti. Coloro i quali non oppongono resistenza, nonché ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita e concorrendo in circostanze attenuanti il massimo dei lavori forzati a tempo. Articolo 5. Il governo avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto a gli oziosi, ai vagabondi e alle persone sospette, secondo la designazione del codice penale, nonché ai camorristi e sospetti manutengoli. Articolo 7. Il governo del re avrà inoltre la facoltà di istituire compagnie di volontari a piedi o a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominare gli ufficiali e bassi ufficiali e decretarne lo scioglimento. I militari avranno la diaria stabilita per i militi mobilizzati, ma il governo potrà assegnare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato. Torino, AD, 15 agosto 1863. I morti per le repressioni dovute alla legge Pica furono superiori a tutti i decessi delle guerre del Risorgimento. Ma già nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862 il deputato Giuseppe Ferrari aveva affermato: non potete negare che esistono intere famiglie che vengono arrestate senza il minimo pretesto, che ci sono degli uomini in quelle province assolti dai giudici e che si trovano ancora in carcere. È stata introdotta una nuova legge in base alla quale ogni individuo preso con le armi in pugno viene fucilato. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, io non so più come esprimermi. Tu chitarra e tambore, e chi sta musica sa da cagna. Siamo briganti e facimmo paura, e qua scuppetta volimmo canta, e qua scuppetta volimmo canta. Hey, hey, ha ha ha, hey, hey, ha ha ha. E mo cantamo sta nuova canzone, tutta la gente se la impara. La terra nostra non sa da tucca, la terra nostra non sa da tucca. Hey, 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 hey. Tutti i paesi a Basilicata si suscitate e vanno a lutta, pura Calabria mo se arrevotata. Facimmo trema, hey, hey, yeah. Hey, hey. Chi ha visto l'uomo si è messo paura, lo sapeva buono qual è la verità, ovvero lupo, camagna creatura, è un piemontese che vi me spara, è un piemontese che vi me spara, hey, hey, hey.
cercate, scordatevi un nome. Chi ce fa guerra non te ne pietà, chi ce fa guerra non te ne pietà. Fino all'ultima vimme sparà, e se morimmo venate in un fiore, e una bestemmia per sta libertà, e una bestemmia per sta libertà. Insomma, non l'avete visto. Volete dire che mi devo proprio rassegnare? Mi devo rassegnare. È chisto che dico voliti. Insomma, noi meridionali sempre remissivi dobbiamo essere. A parte qualche brigante, intere generazioni di gente rassegnata. Come quelli che si imbarcavano sulle navi per girare in America. Avete presente? Quelle foto in bianco e nero. Con quegli uomini, quelle donne, quei bambini, in attesa di partire per chissà dove, e che ti guardano con quegli occhi sgranati e smarriti. Sì, ma quelle foto dovrebbero ricordare qualcosa anche a voi. Non è vero? Vero è. Sulle famose valigie di cartone legate, aspettavano di imbarcare. Rassegnati. Molto a bordo, poi stipati e ammassati con i mani come cammini di ultima classe. Aspettavano un mese prima di arrivare. Aspettavano per giorni e giorni nelle case di immigrazione. Del ligno dei cartoni con uno spada mambo tu simi alla tua famiglia, piglia la tua valigia super spaggimentatilla e alumara portatilla, 1 2 3 e 4, 1 2 3 e 4, e partimo per l'attracco in Gualama Lubivacco, e inchianamo su panavi come ciucci caricati e già para una balena e noi sardi ammunzeggiati, e passava cieno misi pura gente in terra stesi pelo uomo con la terrea che a cotanti ci pigliava, tanto era lo scomporto ma alla fine si arrivava, tu vanuggio lo sapia e tanto era nostalgia, e te pena ammunzettati dei barracchi rappezzati e la camino all'ampamo, quanto giorno mi aspettavo, la fatica si trovava a testa fascia e ringraziara la domanda mia sorgia, ma che cazzo tu dici ara? Rassegnati. Ma questa, come anche voi mi avete dimostrato, è una storia che vi riguarda, che riguarda un po' tutti, anche se noi meridionali, in maniera un po'... E ora vi dico anche il perché. L'ombroso. Ma non l'ombroso nel senso di albero che fa ombra, e nemmeno nel senso di uomo ombroso, burbero, accigliato. L'ombroso, tutto attaccato. L'ombroso
Cesare. Vi dice niente questo nome? No, eh. Ebbene, allora vi dico io qualcosa. Lombroso era un medico nato a Verona nel 1835, la cui fama è legata soprattutto alla teoria dell'uomo delinquente nato o atavico, individuo che reca nella struttura fisica i caratteri degenerativi che lo differenziano dall'uomo normale e socialmente inserito. Conseguita la laurea in medicina all'Università di Pavia nel 1858, l'anno successivo si arruolò nel Corpo Sanitario Militare Piemontese, per essere trasferito poi, nel 1861, in Calabria, quale consulente medico nella campagna di repressione del brigantaggio. Qui cominciò un approfondito studio criminologico sulle popolazioni calabresi ostili all'invasione, o se preferite alla liberazione piemontese, giungendo a indagare un improbabile rapporto delinquenziale tra linguaggio, usi e modi di vestire e caratteristiche fisiche dei residenti. Le sue teorie presero forma e furono applicate con disinvoltura su poveri contadini, la cui unica colpa era quella di avere le misure del cranio simili ai dati antropometrici di qualche noto delinquente del tempo. La ragione dell'inferiorità meridionale risiedeva dunque in una costituzionale e irreparabile inferiorità razziale. Queste ipotesi, diciamo, trovarono fertile terreno nel contesto storico del tempo e soprattutto nel fertile terreno della pianura padana, della Padania. Quella regione, quella terra, quello stato, non so che definizione usare, che stranamente i libri di geografia hanno sempre dimenticato di riportare, ma che secondo alcuni, con la camicia verde, esiste e come. Perdonatemi questa piccola digressione, ma i garibaldini, con la camicia rossa, volevano unire l'Italia. Questi altri con la camicia verde è il contrario. Oh, ci manca soltanto qualcun altro con la camicia bianca e chissà cos'altro vorrà. Dunque, sull'onda delle teorie lombrosiane. Va pensiero sull'ali dorate. Per l'appunto, si diffuse, diciamo, un poco velato, anzi quasi trasparente razzismo antimeridionale. E questo velo trasparente, oserei dire, sexy. E mica ha fatto aumentare il desiderio erotico dei nordici, no! Ne aumentò soltanto la diffidenza. La diffidenza verso i sudici, verso gli uomini e le donne del sud. Pregiudizio o malattia, che poi si diffuse anche a tutti gli altri stati d'Europa e del mondo. Tant'è vero che negli Stati Uniti d'America, che di razzismo a quel tempo se ne intendevano e come, ebbene, mentre gli italiani settentrionali venivano fatti sbarcare dal lato riservato ai bianchi, i meridionali dal lato riservato ai non-whites. Ecco dunque la conclusione di tutto il torrone che vi ho tirato, come direbbero a Trento, o della pizza, come dicono a Roma, o dell'anduia, come diciamo da noi, insomma della tiritera che vi ho fatto. Noi meridionali, anche nella comune sfiga, eravamo ancora più sfigati. Si rivigia
cullu giando all'oggi. S'asciuga l'occhi e lì, passa lo giampo. Poi ritornella, s'asciuga l'occhi e lì, passa lo giampo. Piglia lo maccatore, piglia lo maccatore, vai al lavo. Poi ritornella, piglia lo maccatore, vai al lavo. Poi ti lo spanno a na, rupa le rose. Poi ritornella, poi ti lo spanno a na, rupa le rose. Poi ti lo mando a na, poi ti lo mando a na, pure a stirare. Poi ritornella, poi ti lo mando a na, pure a stirare. Poi ti lo cogli a la, poi ti lo cogli a la, napolitana. Poi ritornella, cadi lo cogli a la, napolitana. Hey! Vento va porta ancillo, vento va porta ancillo, allumio bene. Poi ritornella, vento va porta ancillo, allumio bene. Ida non muti cada, ida non muti cada sopra mare. O ritornella, vida non muti cada sopra mare. Caperda lì si cilli, caperda lì si cilli, chi su cuore. O ritornella, caperda lì si cilli, chi su cuore. Insomma, non riesco a trovarlo. Ma dove cazzo? Ma dove cacciato si sarà il nostro perduto uomo che giammai trovammo ancora? Forse sarà partito anche lui. Sarà andato anche lui in America, negli USA. Se no, non si spiega come mai non riesco a trovarlo. Sì, ma se è andato negli Stati Uniti d'America, magari lo faranno partire per combattere in qualche guerra. E magari lo uccideranno. E allora io non lo troverò mai più. Ma no, magari gli immigrati non li fanno partire subito per le guerre. E poi anche se così fosse, ha sempre lo stesso molte possibilità di salvarsi. Pensate che mio nonno ne ha fatte due di guerre. Oh, ed è sempre ritornato a casa. Sì, ma non una. Due! La prima è la seconda guerra mondiale. Ma non perché gli piacesse, cioè ci godesse così, a sparare al primo che gli capitava a tiro. L'immagine dell'uomo del sud, tutto che crede distintivo. Scusate, tutto coppola e lupara. È un'altra invenzione del nord. Mio nonno andava in giro con cappieddu e due buetti. Traduco per i pochissimi di voi che non conoscono le lingue. Con borsalino e doppietta, è vero. Verissimo. Ma solo perché a quel tempo, non esistendo le guardie giurate, faceva il guardiano notturno ai campi d'arancia del barone del suo paese. Ma se c'è una cosa di cui ha sempre parlato con dolore, ebbene questa era la guerra. E così ha fatto due guerre. Ma come dicevo prima, non perché gli piacesse giocare ai cowboy contro gli indiani, ma perché nella prima è stato chiamato a forza. E sfido io. A 17 anni, lasciare per la prima volta la propria casa e la propria famiglia per andare a combattere in dei posti di cui non conosceva neanche l'esistenza. Sai che felicità? Mica è come per i 17 anni di oggi che vanno a farsi i viaggi studio e tutto il resto. Nella seconda, invece, è partito volontario. Ma perché a 40 anni e passa gli era cominciato a piacere a giocare ai cowboy? No, magari. Perché nel frattempo, con moglie e quattro figli, la paga giornaliera da soldato
gli sembrava un tesoro rispetto a quello che poteva guadagnare lavorando nei campi o facendo il guardiano. E così ha fatto due guerre. Ma la più dura, almeno per lui, e se può sembrar sensato fare una graduatoria fra guerre, fu la prima, la grande guerra. Ve ne erano di storie che mi raccontava, di avventure, ma soprattutto di disavventure che gli erano capitate. Ma fra i tanti racconti ve n'era uno, che mi aveva molto colpito, un fatto che però non era capitato a lui, ma di cui era venuto a conoscenza perché è vissuto anche da compaesani. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, tu! Uno ogni dieci. Speriamo che non tocchi anche a me. Ho solo 20 anni. I miei hanno già perso un altro figlio. Se muoio anche io, cosa faranno? Creperanno di dolore. E se anche riuscissero a sopportarlo, moriranno sicuramente di fame. Sono anziani. Chi li aiuterà a lavorare il nostro misero pezzetto di terra? 7, 8, 9, 10, tu! Combattire per sti piedi, compara. Becchi! Io voglio combattere, non mi spagno e nudo. Ma voglio combattere la terra mia e non per sti quattro pietri retosi. Savoia. Ma cos'ho sti Savoia? 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! Chiudo gli occhi. Ogni tu mi sembra una fucilata per le mie orecchie. Il capitano sembra quasi che ci goda e urli il suo tu come il colpo di grazia sparato in anticipo. A bruciapelo, dritto in faccia, senza pietà. 7, 8, 9, 10, tu! Compagni, amici, sentite. Ava chiuso 2 anni che la brigata nostra aveva cavare i castagni da Luca a tutti gli altri. A Lucarsu, tuo Trentino. Dove che? Supposa Michele, supposa Mosce, che c'è ancora sangue dei compagni nostri. La brigata dei Hero ne chiamaro. Bene, bravi. Ma io ho 18 mesi, dico 18 mesi che non vado a casa in licenza. E come mia maggior parte di voi. Siamo stati in trincea per 40 giorni di fila. Avevo chiuso tutti noi in curio che la torma ai cani selvaggi. Avevo mangiato chiucchetta d'arancio e ne vipi, ma la stessa nostra pisciazza. 40 giorni di patimenti. Manco Gesù Cristo un tuo deserto pativa così tanto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! Perché non me ne sono stato a dormire? Per 40 giorni non ho fatto altro che desiderare un arancio caldo e 2 tavole con un po' di paglia sopra. E invece mi tocca ascoltare il mio compaesano. Lui è un po' studiato, ha letto libri, andava sempre al circolo giovanile socialista. Ma che me ne fregava a me? Io voglio vivere, voglio tornare dalla mia mamma. 8, 9, 10, tu! L'avevano promesso che ne mandavano alla casa in licenza. E poi finalmente che ne mandavano a un ufficio tranquillo. Intanto andate a Santa Maria la Longa per qualche giorno a riposarvi. Poi vi manderemo in carne a Ocadore. Sto cazzo in trincea! Di nuovo tutto in trincea! Ma è questo che volevo? È questo! 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! Io voglio solo un po' di vita normale. Faticare, sudare, a poter mettere qualcosa nello stomaco. Aiutare i miei e poi anch'io avere una brava ragazza per moglie. Anche se non bellissima, fa lo stesso. E poi voglio 5 figli, sì, 5. 3 maschi e 2 femmine. In qualche modo li manterrò, anzi, li manderò pure a studiare. 8, 9, 10, tu! Allarmi, la campana suona, le turche sono andate alla marina! Avanti i fucili, pigliamo i fucili! Signor tenente, spostatevi o vi mi sparare! Non ci costringete, signor tenente! 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! No. I fratelli non devono sparare agli altri fratelli. Fermi, finitela! Ma non ci sono bastate tutte le carneficine a cui siamo scampati. Ma non siamo stanchi di tutti questi macelli. Pure tra noi ci dobbiamo sparare. 7, 8, 9, 10, tu! I carabinieri! Se non ne lastrano passare, sparavano pure a Iti. E sono il cavallo, o Iti, o lui! E stanno arrivando pure i blindati! Che facevo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! Mio nonno fu
fucilato dagli squadriglieri della Guardia Nazionale solo perché sospettato di essere manutengolo dei briganti. E adesso? Solo perché non mi sono fatto subito da parte. E ho aspettato per vedere come andava a finire. E non ho fatto niente. Non ho sparato nemmeno un colpo. Non ho nemmeno preso in mano il fucile. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu! Io. Mamma redda mia, aiutami tu. Santa Maria la Longa, Udine. La mattina del 16 luglio 1917, 28 fanti della brigata Catanzaro vennero fucilati al muro del cimitero del paese. 12 furono scelti, uno ogni 10. Parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità per conquistare un palmo di terra. Quanti fratelli son morti già? Trincea di razzi, maledizioni. Quanti fratelli son morti lassù? Finirà dunque la flagellazione di questa guerra. Se ne parli più. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistare la trincea Savoia si va. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano, Gorizia piglia. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino alle alture di Doberdo, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistare la trincea Savoia si va. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano, Gorizia piglia.
Niente. Neanche l'ombra. No, perché ho saputo che c'è un altro che lo sta cercando. Uno tutto vestito di nero. E che gli vuole dare dell'olio. Sì, ma non di ricino. Di oliva. E che per fortuna qui da noi abbonda. Avete capito, sì? Che non c'è nessuno vestito di nero e che gli vuole dare dell'olio. Era un trucco, un banale trucco, per vedere se riusciva a farlo venire fuori. E invece niente. Comunque è vero che da noi l'olio d'oliva abbonda. Noi siamo pieni di olio d'oliva. Sapete meglio di me che le nostre madri, ogni qualvolta dobbiamo fare un viaggio, la prima cosa che mettono in valigia sono i soppressati e l'olio d'oliva. Ma i soppressati, mi dispiace per voi, ma mi mangiai. L'olio d'oliva invece. L'olio d'oliva. Eccolo qua. Siamo pieni. E lo facciamo in tutti i modi, eh. Olio vergine. Olio extravergine. Olio non più vergine. E basta, e basta. E non se ne può più. Di olio d'origine invece mica se ne trova tanto. In farmacia. Forse. Una volta invece era abbondantissimo. E a buon mercato. Anzi, te lo davano gratis. Bastava, che ne so, che cantassi una canzone come Avanti andiamo il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Oppure che dicessi, oh, se Benito continua così, non si sa dove andremo a finire. E subito dei signori, tutti vestiti di nero, addetti al servizio, ti prendevano, ti portavano nella loro sede e te lo davano gratis. Oh, e basta, e già, e siete male allora. Sì, ma non un bicchiere, litri. E così non solo ti facevano un regalo, ma ti aiutavano anche a purificarti. E soprattutto nel corpo. E che benediti. Eh sì, una volta qui da noi, come tutte tale del resto, c'erano questi signori così generosi. Sì, ma erano così generosi che oltre a regalare dell'olio, regalavano anche delle villeggiature. Sì, delle vacanze gratis. Pensate che qualcuno tempo fa, molto in alto, alto, uno bassino con i tacchi, il riporto, innamorato della pica. Amico tuo, anzi no. Li ha proprio definite così. Diciamo che il termine tecnico usato era confino, però era un brutto termine e non rendeva l'idea. E così, quelli del nord andarono a villeggiare gratis al sud. E quelli del sud, il contrario. E così ci si poteva conoscere, no? E magari fare anche dei gemellaggi. E quindi, per esempio, Curinga era gemellata con Trento, Cuneo con Brancaleone, Bergamo con Limbadi, e così via. E fu così che certa gente arrivò in posti dimenticati da Dio, portandosi dietro soltanto la propria valigia e le proprie idee. Sì, ma queste idee cominciarono pian piano a contaminare anche la popolazione locale. E la malattia che la villeggiatura doveva curare cominciò invece a espandersi e a diventare pian piano una pandemia. E meno male che non c'era l'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esatto. Sapevi, beata ignoranza. Altrimenti avrebbe dichiarato il grado di allerta 6 e sa quante case farmaceutiche si sarebbero arricchite. Non solo, i signori generosi che regalavano olio e viaggi, non contenti di regalare villeggiature in Italia, decisero di fare di più. E con la scusa che le popolazioni indigene avevano bisogno di massaggio alle reni, organizzò per tutti, italiani del nord e del sud, altre vacanze gratis, champagne. Sì, ma no, non vacanzette, bensì vacanzone, lunghe mesi.
E stavolta non nei posti come Pisticci, Brancaleone, no, ma in famose località turistiche della Grecia, della Russia, dell'Africa. Tutto pagato, eh? All inclusive. Erano viaggi organizzati a imitazione di quelli tedeschi. Però purtroppo per la nostra tipica disorganizzazione italiana accadde che i fortunati prescelti con l'equipaggiamento invernale vennero spediti in Africa. E quelli con l'equipaggiamento estivo in Russia. Lascio immaginare le conseguenze. Purtroppo di questi viaggi disorganizzati, ma li chiamerei anche viaggi truffa. Ebbene, molti non sono più tornati, e non certo perché si erano innamorati delle bellezze naturali dei posti che avevano visitato. Allora i signori generosi che regalavano oli e viaggi cominciarono pian piano a farsi una cattiva fama e a non essere più graditi agli italiani. Non solo, dato che la stessa Italia cominciò a essere invasa da orde turistiche tedesche al nord e da danarose comitive americane e inglese al sud, gli italiani che volevano farsi un viaggio decisero per il fai da te. Chi fa da sé? Fa per tre, diceva mio nonno, che la sapeva più lunga dell'Alpi Tour. E così alcuni scelsero per esempio il lago di Garda, in posti come Salò, Garniano, altri invece la montagna, le Alpi, gli Appennini. Solo che in tutto questo via vai, tra chi saliva e chi scendeva, e tra chi fuggiva al mare a Brindisi e chi invece scappava dal Gran Sasso, ci fu una tale confusione che alla fine scoppiò una guerra civile. E tra i visitatori tedeschi da una parte, e americani e inglesi dall'altra, l'Italia e gli italiani si trovarono tra l'incudine e il martello. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la nostra primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. A conquistare la nostra primavera. E così i viaggiatori e vacanzieri italiani, non riuscendo più a capire di essere un tutt'uno, di far parte della stessa categoria di consumatori, cominciarono a litigare fra di loro. Sì, ma arrivarono persino a spararsi. Ma tra padre e figli e tra fratelli e fratelli. Sempre i soliti noi italiani. Oh, tu all'italiano medio puoi togliere di tutto, anche la moglie. Ma gli tocchi le vacanze. E nevica, sparano. Eh sì, fu proprio una brutta cosa. E quindi tra i vari fai da te, e i vari Franco rosso, Franco nero e Franco bianco, se ne videro proprio di tutti i colori. Ma come dopo ogni domenica, arriva per forza lunedì, ebbene anche le vacanze finirono. E si dovette per forza tornare al lavoro. Arrivò il 25 aprile e l'Italia tornò a essere libera. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire là su in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, è questo il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore. È il partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Eppure l'aveva promesso. Aveva promesso che si sarebbe fatto vivo. Mi ha quasi deluso. Anzi, togliamolo il quasi. Se non si fa trovare, mi ha veramente deluso. Ma sì, ma perché non lo faceva uno di quelli che promettono, promettono, e poi non mantengono. A noi del sud sempre così succede. Come quando ci promettevano la terra. Oh, la terra, ce l'hanno promessa tutti. A quelli che si erano uniti alle sue camicie rosse, Garibaldi aveva promesso la terra. Tra i soldati del Piave, gli alti comandi, per farli stare buoni, avevano fatto circolare la voce che a fine guerra ogni reduce che l'avesse richiesto avrebbe ricevuto un pezzo di terra da coltivare. Durante la resistenza, tra i partigiani, circolava la stessa identica voce. Insomma, per i contadini, soprattutto quelli del sud, quando c'era da combattere c'era sempre qualcuno che li ammaliava col miraggio della terra gratis. Ma come sempre questo non accadeva mai. E così i contadini si sono incazzati e le benedette terre, dato che nessuno gliele dava, decisero di andarsela a prendere. Sì, ma credete che fu come andare al supermercato quando c'è la promozione e ti regalano un campione gratis? Melissa, Petilia, Calabricata. A scanso di equivoci, non sono nomi di prodotti di bellezza calabresi e nemmeno i nomi delle mie cugine, eh? No. Sono i nomi di alcune località dove vennero assassinati alcuni contadini perché avevano occupato o volevano occupare le terre incolte del barone di turno. Volevano avere un pezzo di terra da coltivare. A quota. Un pezzo di terra in assegnazione. E questi contadini ladri e cattivi che volevano prendersi ciò che non era loro. Chi erano? Erano bambini che non avevano nemmeno le scarpe per camminare. Ed erano i loro padri che avevano non so quanti figli da sfamare. Ed erano le loro madri che avevano non so quanti figli da far crescere e sempre un ingrembo da far nascere. Come Giuditta Levato, che venne assassinato con un figlio per mano, uno in braccio e l'altro in pancia. Se permettete, volevo contestare. Scusate. Se permettete, vorrei raccontarvi la storia di questa donna. Così, come caso emblematico. E come prima vittima del movimento contadino calabrese del dopoguerra. Ma vorrei farlo attraverso le parole del senatore Pasquale Poerio, al quale Giuditta Levato parlò in punto di morte, il quale, qualche giorno dopo l'assassinio della donna, durante un comizio a Calabricata, tenne un discorso memorabile. Forse, lavoratori,
Non avrei capito nella sua interezza il sacrificio di Giuditta Levato se non fossi venuto qui, a Calabricata. L'essere venuto qui, l'aver veduto le vostre case basse e affumicate e piene di miseria, le vostre donne, i vostri uomini, coperti solo di cenci, con sulle facce i segni del lavoro e della fame, mi ha fatto capire appieno il sacrificio della vostra compaesana, che non appartiene più solo a voi, ma appartiene a tutti i contadini della Calabria, a tutti i lavoratori delle terre d'Italia. La prima vittima della nostra provincia, che doveva cadere sotto al piombo degli agrari, è nata proprio qui, a Calabricata. Di lei, della sua vita semplice, poche cose si possono dire. Accade sempre così, vero? Quando si deve parlare dei martiri. Modesti fuochi che inaspettatamente divampano, travolgendo se stessi ed altri, e lasciando una scia luminosa che segna il cammino da seguire. Nato il 18 agosto del 1915 a Calabricata, passò i suoi anni tra la casa e la terra, aiutando il padre e i fratelli nel lavoro dei campi. Sposò a 21 anni un giovane contadino, che la lasciò madre quando nel 1941 venne chiamato alle armi. Durante gli anni della guerra, Giuditta continuò nei campi, nella casa, accanto al buon padre, l'opera del marito. Seminò, coltivò la terra, raccolse il grano, fece in modo tale che i figli non sentissero la mancanza del genitore lontano. Passata la tragedia della guerra, si ricomponeva e si ridava vita a quella felicità che era nata tra il lavoro dei campi, l'affetto della sposa e il dono dei figli. Passarono i mesi. Un giorno, un giovane che si disse comunista venne nel disperso villaggio e parlò un linguaggio nuovo. Li chiamò compagni e fratelli nella lotta per la redenzione del proletariato. Questo parlare nuovo, semplice, convinse Giuditta a entrare nel grande partito, di cui intuì l'idea e la missione. Per il suo lavoro appassionato nacque la sezione prima, la cooperativa e la lega poi. Ma si dice che anche Giuditta parlasse un linguaggio nuovo, un linguaggio semplice, un linguaggio solito ai contadini di questa grande idea che si chiama comunismo, che libera gli uomini dal bisogno, che libera gli uomini dalle guerre, che li fa diventare più buoni, più onesti, più umani. Lei, la sposa e la sorella di contadini combattenti, la madre dei bimbi malvestiti, avevano nobilmente intuito e voleva che tutti gli uomini di tutta l'umanità avessero la libertà dal bisogno e la fine delle guerre. Pensava finalmente di poter dare tutta la terra che circonda le case basse e affumicate della sua piccola Calabricata, la terra che si stende immensa e che è il dominio di pochi padroni, ai contadini poveri del suo paesello, facendo di quella sterile vallata uno sconfinato giardino. E il giorno sognato venne. 17 settembre 1946. Festa per tutti. Le campane della chiesetta del villaggio cominciarono a suonare fin dalle prime ore del mattino per chiamare i contadini a raccolta. E di lontano giungeva l'eco delle altre campane. E gente, gente per le strade, gente per le campagne, con bandiere rosse, con bandiere tricolore, cantavano e piangevano tutti per la commozione. Era troppo grande la vittoria. Troppo la contentezza. Venne il 28 novembre e il grosso massaio Pietro Mazza volle sfidare la buona volontà dei contadini di Calabricata. Nel tardo mattino si recava nel suo fondo richiesto e contestato dalla Lega per seminarlo. Ne fu avvertita subito Giuditta, che chiamò tutte le donne raccolte e andarono lì, sul luogo, per impedire al ricco massaio di seminare la terra contesa. L'offesa era grave per il massaio, che vilmente, con l'aiuto di un servo, sparò su Giuditta. E la giovane donna, che sarebbe stata madre per la terza volta fra pochi mesi, fu ferita al ventre. Ma non si abbatté. Si sedette per terra, si guardò la ferita e a tutte le donne, a tutte le madri, disse che ci fossero i vigliacchi perché la lotta non era finita. Sì, oh Giuditta, la lotta non è finita. Anzi, non è neppure cominciata, come tu giustamente mi dicesti sul letto di morte dell'ospedale di Catanzaro. Ricordo le tue parole.
Compagno. Compagno. Dillo. Dincilo. Dillo a tutti i capi. Dincilo a tutti i capi. E agli altri compagni. E agli altri compagni. Che io sono morta per loro. Che io morì per tutti. Che io sono morta per tutti. Che io morì per tutti. Ho dato tutto alla nostra casa. Per me è tutta la cosa nostra. Per i contadini, per la contadini, nostra idea. Per la vita nostra. Ho dato me stessa. Non è tutta me stessa. La mia giovinezza. La giovinezza mia. Ho sacrificato la mia felicità di giovane sposa, felicità di giovane mogliere e di giovane mamma. Ai miei figli. E giure mia. Sono piccoli e non capiscono. Piccirine, non capiscono ancora. Dirai che io sono partita. Dici che io partivo per un viaggio lungo. Ma ritornerò certamente. Torno. Certamente torno. Sicuramente. Sicuro torno. A mio padre. A padre. A mia madre, mamma, ai miei fratelli, ai fratelli miei, sorelle mia. Dirai che non voglio combattere. Dici che non voglio muciangere. Voglio che combattano. Vogliamo combattono. Combattano con me. O combattono con me, aiuto mia. A mio marito direi che l'ho amato. Al marito, ma dice che non ci vuoi bene. E capo chi sto perché volevo un libero cittadino. Cavolo, un libero cittadino. E non un reggio umiliato offeso da quegli stessi agrari per cui tanto combattivo e soffrivo. Ma tu, compagno. Ma tu, compagno. Vai al mio paesello. Vai al paese mio. E ai miei contadini. Ai contadini, ai compagni. Di che tornerò al villaggio. Dici che io al villaggio torno. E tornerò nel giorno in cui suoneranno le campane a stormo. Che suoneranno le campane a stormo da tutta la vandata. E io, compagni, sono venuto. Ho mantenuto la promessa e sono con voi. Ho visto le vostre case basse, affumicate e piene di miseria. E ho finalmente capito perché Giuditta Levato si è sacrificata. Ho finalmente inteso le sue ultime lacrime sul letto di morte. Ma la vendicheremo. E quando finalmente suoneranno a stormo le campane, per dire che l'ora della riscossa è venuta, questo piccolo borgo senza strade diventerà il centro ideale di tutti i lavoratori d'Italia. Naturalmente quest'ultimo proclama non si è avverato. Come sempre i politici parlano, a volte anche col cuore, come il senatore Poerio. Ma poi, quando devono arrivare al dunque, vedete, a me i politici, anzi i politicanti, non piacciono. È del nord e del sud. Ma di una cosa devo dare atto all'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa Regionale della Calabria. Ebbene, una cosa di buono l'hanno fatta. E non so se perché anche loro avessero una sorella, una madre o una sposa. Ma nel 2004 hanno deciso di intitolare l'ex sala consiliare dell'organo regionale proprio a Giuditta Levato. E con questa motivazione. In omaggio a una donna che è stata protagonista del suo tempo. Ma soprattutto in omaggio a tutte le donne calabresi, abituate a lavorare sode e spesso in silenzio. In omaggio a tutte le donne, che pur non avendo molta visibilità perché impegnate nel loro lavoro quotidiano, sono uno dei pilastri fondamentali della nostra società e che al momento opportuno, come è accaduto appunto alla contadina di Calabricata, sanno sfoderare grinta e determinazione e ad essere protagoniste del loro destino. Parole naturalmente, ma che mai, come in questo caso, corrispondono al vero. Che l'hai cercato da tutti, se non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove. Oi che l'hai cercato da tutti, se non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove. Oi che l'hai cercato per tutto il mondo, non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove. Oi che l'hai cercato per tutta vita, non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove. Stelle del cielo ballate, a notte illuminata, stelle del cielo ballate, a notte colorata. Stelle del cielo a mezzo sto scuro, lascia segnale dei mille colori. Prima cosa uno riscalda sta terra, voglio vedere sta bimbina bella. Prima cosa uno riscalda sta terra, voglio vedere sta bimbina bella. Hey! Oi che l'hai cercato da tutti, se non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove. Oi che l'hai cercato per tutta vita, non l'hai trovato in te, diciamilo dove, diciamilo dove.
cielo ballate, a notte illuminata, stella del cielo ballate, a notte colorata, stella del cielo a mezzo sto scuro, la sua segnale dei mille colori, prima che il sole riscalda sta terra, voglio vedere sta femmina bella, prima che il sole riscalda sta terra, voglio vedere sta femmina bella, hey! Poi che l'hai cercato per tutta vita, l'hai trovato in te, diciamino tu be, diciamino tu be. Poi che l'hai cercato da tutti, slumo l'hai trovato in te, diciamino tu be, 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 diciamino tu be. Ora basta. Ora non me ne frega più niente. Se arriva, arriva. Ma io di certo non vado più a cercarlo. Ma vi rendete conto che ho fatto più chilometri io in questa... Quanto è passato? Un'ora, un'ora e mezza? Camico, un svizzero da tutta la sua vita. Avete capito che è Mico svizzero? Mico svizzero è Domenico lo svizzero. Cioè colui che è andato in Svizzera, che è emigrato in Svizzera, e che ogni estate, da 50 anni a questa parte, torna nel suo paese... con la sua bella macchina e la coda di volpe attaccata allo specchietto retrovisore. Ora non guida più lui, ma si fa portare dai figli. Sì, ma mica è l'unico con un nome, diciamo, esotico e che ogni estate torna. No, ma abbiamo anche Pietro Tedesco, cioè Pietro l'emigrato in Germania. Ma poi c'è pure Rocco americano, cioè Rocco l'emigrato in America o in Australia. Vabbè, tanto poco paesi, sempre americano. Ma poi c'è anche Pino Milanesi, Ciccio Torinesi, Gaetano Genovesi. Sono tutti quelli che sono andati a raggiungere lo zio, il fratello, il cugino, a Torino, Milano, Genova. Sono tanti Rocco e i suoi fratelli. Dopo il 25 aprile, tutto sembrava bello. E anzi ci fu pure il 2 giugno e poi il 1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Bello, grande. Oppure la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Forte, finalmente una cosa giusta. Ma quale lavoro? Dov'era il lavoro al sud? La fame c'era. Vi ricordate cosa vi ho raccontato prima a proposito di Giuditta Levato? Ecco, quello sì, quello c'era. E così, mentre alcuni cercavano di prendersi un pezzetto di terra da coltivare a quota, altri ripresero le loro valigie di cartone legate con lo spago e salirono ancora una volta sul primo treno in transito. Ma stavolta non per andare in un altro continente, no. La maggior parte si fermò a Torino, Milano, dove grazie a Marshall, che non era l'amplificatore del chitarrista di Elvis Presley, e nemmeno uno sceriffo del West, no, ma un segretario di Stato americano, cominciarono ad arrivare quegli aiuti che pian piano permisero alle grandi fabbriche di riprendersi e ad avviare quello che fu il boom economico al nord e dilupare al sud. Ma almeno il sacrificio degli emigranti sarà servito a qualcosa, direte voi. Le loro fatiche saranno servite a migliorare le cose al sud. E la Repubblica, tutti i nuovi partiti, tutti i nuovi politici, avranno fatto soffiare un nuovo vento, no? E dopo tutte le cazze del mezzogiorno e le varie leggi Sila, ora anche il sud sarà diverso. Il lavoro adesso si troverà di sicuro, no? E invece no. Vi sbagliate. Ma tutto sto lavoro, ma dov'è? Il lavoro è nero e con un terzo di uno stipendio normale che se non accetti su cazzi tua, perché tanto c'è la fila di chi prenderebbe volentieri il tuo posto, eh? Oppure il lavoro che ti promette sempre l'amico dell'amico dell'amico, basta soltanto che tu e tutta la tua famiglia gli date voto alle prossime elezioni, così lui diventa un pezzo grosso e poi forse sistema te e tutta la tua famiglia. Oppure il lavoretto tranquillo tranquillo
e che sono un uomo e non nominicciano qualcuno qua può fare e che ti era guadagnare tante che la pila chi mota la sonni. Basta solo che non fai domande, che fai quello che ti dicono gli amici e non aprire sullo stomaco. Un'avvertenza però, una volta preso quel posto non lo potrai più lasciare. Ecco, questo è il lavoro che si trova al sud. Ma questa situazione fa comodo. Fa comodo a coloro che vogliono che le cose qui restino sempre le stesse. A quelli che stanno in alto, nel palazzo, nella stanza dei bottoni. Se le cose rimangono sempre così, coloro i quali prenderanno i voti alle prossime elezioni saranno sempre gli amici degli amici. Caro, non ti crucciare. Volsi così colà dove si può e ciò che si vuole. E più non dimandare. Scriveva qualcuno 700 e passa anni fa. E io infatti non domando più. Io non chiedo più. Cerco. Ed è per questo che lo sto cercando. E se solo riuscissi a trovarlo. Anzi, se ci mettessimo tutti a cercarlo, eh? Nord, sud, est, ovest. Allora lo troveremmo di sicuro. E allora sì che le cose cambierebbero. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore, io amara terra mia, amara e bella. Cieli infiniti e volti come pietra, incallite ormai senza speranza, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara e bella. Già la luna, un bimbo piange all'atta, un seno magro, addio, addio amore, io vado via.
amara terra mia, amara e bella. Con ansia e rassegnazione, con speranza e delusione, con dolore e con rabbia, con dolore e con rabbia. Insomma, io l'ho cercato e voi mi siete testimoni. L'ho cercato dappertutto, per mare e per monti, dal Tirreno all'Adriatico, dalla Sila alle Alpi, ma niente, non l'ho trovato. Ho attraversato 150 anni di storie e controstorie, di fatti e malefatte, di avventure e di sventure. Ma niente, di lui neanche l'ombra. Ma nemmeno uno che gli assomigliasse, ma manco un'antichia. Eh già, perché se solo l'avessi trovato, tutto sarebbe diverso. L'Italia non sarebbe nuovamente divisa. Ma non fin dove Cristo si è fermato, ma no, ma tagliate in due, in longitudine, dalle Alpi a Lampedusa, da una lama potente, arrogante e faccendiera. Sì, tutto sarebbe diverso. E forse quello che vi ho raccontato non ve l'avrei raccontato. O forse l'avrei fatto, sì, ma in maniera un po' diversa. Insomma, io ci ho provato, Ho fatto di tutto. Non mi si venga a dire che sono stato qui senza far nulla. Non sono stato qui con le mani in mano o con i piedi in piede. Non sono stato qui ad aspettare Godot. Ho fatto veramente di tutto. Ho chiesto e richiesto anche a voi. Ma niente. Non l'ho trovato. Vi giuro che alcune volte mi viene anche il dubbio. Ma esiste? È mai esistito? Ma che minchiate mi vengono in testa. Ma certo che esiste. Ma deve esistere. E io non mi arrendo, No. Perché non l'ho trovato oggi. Ma state pur certi che lo troverò domani. Vabbè, non sarà domani. Allora sarà sicuramente dopodomani. Non sarà dopodomani? Allora sarà la prossima settimana. Non sarà la prossima settimana? E allora sarà il prossimo mese, il prossimo anno, il prossimo lustro e così via, e così via. Cutturure e curraggia. Cutturure e curraggia. Magari nel frattempo sarò... No, sarò invecchiato, sì. Sarò sicuramente invecchiato. Ma sarò invecchiato non certo aspettando, ma cercando. Totò. Allarme, allarme, lì campani suona, i turchi sono sbarcati alla marina. Allarme, allarme, lì campani suona, attento a chi le dici, sta vicino a sta vicino a morra.
Raja! Ra! Raja! Ra! Raja! Ra! Raja! Tanto! Rocco Sestito. Grazie ai tecnici che in mezza giornata sono riuscito a fare un miracolo. Vorrei solo dire due parole. Non era un bluff, c'era tutto un bluff la cosa che ho fatto, la cazzata. Vabbè, oltre questo. No, volevo ringraziare veramente i ragazzi, voglio insomma nominarli, perché sempre i Selli invece no. Fabrizio Curcio. Teo Frucci, Antonio Rondinelli, la fantastica voce di Toto Ucci. Un altro ringraziamento particolare va a Vito Pavonessa, che purtroppo è partito per lavoro, è partito un po' prima, che ci ha accompagnato in questa settimana. Abbiamo fatto lo spettacolo al mare, sono stati veramente grandiosi. Cioè, in una settimana riuscire a preparare uno spettacolo non è facile. Ci siamo visti a Pisa un paio di volte, insomma è stato un lavoro veramente bello, entusiasmante, ma carico, molto carico. E voglio ringraziare anche i ragazzi che hanno lavorato con me e con Rocco a Trento, che non potevo portarli qua perché erano in 6 e quindi era impossibile. Quindi un plauso va anche a loro, un ringraziamento anche a loro. Il ringraziamento in particolare però va a Rocco, perché mi ha dato questa fantastica possibilità di fare questo spettacolo. Primo anno che facevo la scuola di teatro per gioco. E allora mi ha visto, insomma, dai, dobbiamo fare questo spettacolo. Io per orgoglio dico che ha scelto me perché sono bravo, non perché gli serviva un calabrese.